Don't Worry Darling di Olivia Wilde è un thriller sicuramente che mira al grande pubblico, insomma già la scelta del suo protagonista e dei suoi protagonisti lo fanno capire, però è un bel lavoro registico da parte di Olivia, che peraltro ha anche una parte all'interno di questo thriller, che ci racconta un'America apparentemente anni 50 con, come dire, tutte le sue dinamiche familiari e ruoli anche maschili e femminili molto precisi. Lui parte, va al lavoro, lei interpretata da Florence Pugh, lui è Harry Styles di One Direction, è coppia che è mandata in visibilio chiaramente i fan qui sul tappeto rosso, però insomma la classica vita dove lei ha un ruolo più evidentemente legato alla casa, quindi di casalinga, lui invece insomma l'uomo lavoratore. Ecco, sembrerebbe come dire la storia di un'apparente vita di provincia, poi lei con le sue amiche, lui chiaramente con i suoi colleghi di lavoro eccetera eccetera, il classico tran tran, quasi un po' da Desperate Housewives mi viene da dire, però poi un po' alla volta questo meccanismo perfettamente oliato, per cui ogni mattina c'è il bacio, il saluto, la partenza, Florence, esatto, e tutto si ripete infinitamente uguale. A un certo punto questa realtà va a incrinarsi e si scopre che quello che abbiamo visto fino a questo momento in realtà non è. E non possiamo dire di più, evidentemente. Non possiamo dire di più, per certi versi Truman Show torna, sì. Ma c'è una chiave molto interessante che decide di toccare Olivia nel suo finale, e che in qualche modo poi va a disvelare l'intera storia. Possiamo dire che è un film che comunque ragiona sui rapporti familiari e direi sul rapporto uomo-donna e anche sui rapporti, come dire, sugli equilibri in qualche modo all'interno della coppia. A questo punto di vista l'ho trovato un film molto riuscito e anche con molti livelli di lettura, una volta naturalmente che si arriva alla fine. Bella anche la costruzione della tensione attraverso, come dire, una serie di piccoli equivoci, dispetti, regole, ecco, infrante. Questo perché ci siamo dimenticati di dire, all'interno di questa comunità o progetto Victory che viene continuamente menzionato dai protagonisti, come dire, c'è a capo di tutto questo il personaggio interpretato da Chris Pine, veramente diabolico, quasi una specie di predicatore, anche se tale non è. E qui in realtà si apre un capitolo, cioè quello dell'analisi di una società che si basa di fatto sul controllo e su un'idea di perfezione e su quanto poi questo poi in qualche modo vada a incidere, no, anche da un punto di vista ideologico nella concezione di un mondo. Quindi questo è stato sicuramente un film sorpresa, un film più mainstream, ma assolutamente da vedere quando arriverà al cinema. Uscirà brevissimo. Per quanto mi riguarda, Florence Pugh, che già era piaciuta moltissimo nella sua interpretazione di Lady Macbeth, è veramente un'attrice da tenere d'occhio.